Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Progetto. Io sono Alberto e oggi vi farò vedere come trasferire i giochi scaricati nell'episodio precedente al nostro Raspberry con RetroPie. Vedremo principalmente tre metodi, i metodi principali. Il primo metodo consiste nel trasferire i file utilizzando una chiavetta USB. Il secondo metodo è utilizzando Samba e sfruttando il protocollo SFTP, che sfrutta anche il terzo metodo, ossia utilizzare un client SFTP, che nel nostro caso è FileZilla. Quindi partiamo subito da utilizzare un client SFTP. Cercate su Google, ad esempio, FileZilla o un qualsiasi client SFTP. Cliccate Download FileZilla Client. Cliccate il pulsante verde e vi si presenteranno due versioni, una pro con delle cose extra, ma a noi ci basterà quella base, quella gratuita. Cliccate Download e installate FileZilla. Una volta scaricato FileZilla, basterà aprirlo. Inserire l'indirizzo IP del nostro Raspberry, il nome utente, che di default è Pi, e la password, che di default è Raspberry, e la porta 22 per una connessione con il protocollo SFTP, ossia Secure File Transfer Protocol. Premiamo invio ed eccoci qua. Questo è il nostro locale. E questo è il remoto Pi. Come vedete, bisognerà andare in RetroPie, ROMs, e vedremo tutte le sottocartelle di tutti gli emulatori disponibili. Ad esempio, Mega Drive, troveremo già alcuni file. Possiamo eliminarne, elimina, oppure aggiungerne. Cosa importante, se state guardando Raspberry, per poter vedere le modifiche dovrete fare un riavvio ogni volta che inserite nuovi giochi. Adesso andiamo a vedere il secondo metodo. Il secondo metodo consiste nell'utilizzare Samba. Per utilizzare Samba basterà andare in rete, fare doppio backslash RetroPie, premere invio e il gioco è fatto. Aprirete la cartella ROMs e ci troverete anche qui tutte le cartelle per gli emulatori disponibili, Mega Drive, e si potrà aggiungere o togliere applicazioni a piacimento. Il terzo metodo che vi mostro è utilizzare una chiavetta USB. La chiavetta USB andrà formattata in formato FAT32, poi, una volta formattata, andrà inserita nel Raspberry per un minuto. Una volta passato un minuto o almeno un po' di tempo, si potrà riportarla sul computer e vedremo che sarà stata effettuata la divisione in cartelle come in questo caso. Nota particolare: per poter utilizzare Samba e FileZilla sarà necessario attivare il protocollo SSH da Raspberry nelle impostazioni nel menu in RetroPie. Adesso vi mostro come funziona. Ve lo mostro per comodità su una macchina virtuale Ubuntu, sul mio computer, semplicemente per semplicità di registrazione, però vi assicuro che funziona ugualmente anche su Raspberry Nati. Ecco qui la nostra macchina virtuale. Fatemi sapere se volete vedere come installare RetroPie sul computer, su ad esempio una macchina virtuale come questa. Questa è davvero molto,
molto ristretta di prestazioni, infatti probabilmente non girerà benissimo i giochi, però è giusto a scopo dimostrativo. Il menu e il resto funziona ugualmente a Raspberry. Come vedete, qua in questo caso solamente giochi del Sega Mega Drive, quindi nel menu avremo o Sega Mega Drive o la configuration. Vi faccio vedere un po' il menu di configurazione. Come vedete c'è Bluetooth, Configuration Editor, tantissima roba, RetroPie Setup, Run Command Configuration, Show IP. Se andate in Setup, la prima volta, questa sarà la schermata che vi si propone. Dovrete fare un basic install perché si installino tutti gli emulatori e tutti i package necessari. Se andiamo in Configuration Tools, come vedete ci sono tutti i pacchetti che si possono installare, si possono aggiornare. Vabbè, qua io l'avevo già fatto, però come vedete ci sono tutte le possibilità. E se siete da Raspberry c'è anche la possibilità di attivare SSH, quello che vi dicevo prima. Ora andiamo a provare il gioco. Qui abbiamo Sonic, il primo Sonic. Ed eccolo qua, intanto che parte. Premiamo Start. Ed eccoci qua. Io non sono bravissimo. Ed eccolo qua. Vi assicuro che funziona anche così, anche su Raspberry. Quindi capite, ecco, quali sono le possibilità. Ad esempio, aggiungendo uno schermo, è possibile anche creare proprio una postazione anche mobile da gioco. Ad esempio, anche stampando 3D dei mini case, ci sono dei progetti che potete trovare online in cui si creano proprio vecchie console, anche vecchi Game Boy, e si basano fondamentalmente tutti su RetroPie, su questo sistema. Questa è una delle cose carine che si possono fare con questi sistemi, ecco. Adesso vi faccio vedere ancora un po' il livello. Mi riporta ai vecchi tempi. Questo è proprio il primo livello. Eccolo qua. Come dicevo, non sono bravissimo, però questo è il punto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande o problemi, vi invito a scriverci su Facebook o qui nei commenti di YouTube. E lasciate mi piace, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video.